Problemi in vista per tutta la settimana alla circolazione stradale fanese a causa dell'asfaltatura di Viale Gramsci e Viale Buozzi, due tratti ad alta densità di traffico. Poiché l'intervento programmato richiederà alcuni giorni di lavoro, l'assessorato ai lavori pubblici si è scusato in anticipo per i disagi che il cantiere causerà agli automobilisti. D'intesa con la ditta esecutrice si cercherà comunque di garantire il doppio senso di marcia, in modo da limitare il più possibile il formarsi di lunghe code. L'intervento fa parte del primo appalto di 266.000 euro che la Giunta Seri ha destinato alle asfaltature delle strade del territorio comunale. È partito l'intervento dei risanamenti puntuali sui viali della città, Viale Gramsci e Viale Buozzi, e che poi proseguirà ancora con questi interventi, cioè sono delle pezze a caldo dove vengono risolti i problemi di deformazione della strada, ma non in modo estensivo con tutta l'asfaltatura di un'intera strada, quanto i tratti dei metri che sono necessari. Quindi ora sui viali, Buozzi e Gramsci, poi al mare, nella zona mare di via Nazario Sauro, via Adriatico, e poi si interverrà anche sulla Flaminia, e terminato questo gruppo di questo raggruppamento di lavori si potrà poi intervenire nelle strade comunali, collinari, quelle che insomma da tempo sono già state annunciate come oggetto di intervento, come Tomba, Grassa, Pattuccia, Giardino, Sant'Elia, strada che va insomma verso Ferretto e così via. Sono tutta una serie di interventi che proseguiranno nelle prossime settimane.